Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime e per i bisogni della Santa Chiesa. Buona domenica a tutti. Terza domenica di Quaresima, ci troviamo con Gesù e una donna samaritana a un pozzo. C'è un pozzo, è il pozzo dell'incontro, il pozzo della relazione, lo chiamerei così. Troviamo Gesù e la donna samaritana. Questo però è anche un pozzo per ciascuno di noi. È un pozzo profondo, dice la donna, in cui calare il secchio. Bello poter riscoprire la profondità delle nostre amicizie, la profondità dei nostri amori. Bello calare il secchio del nostro cuore dalla superficie alla profondità del senso che ci lega agli altri. È un pozzo profondo che ha bisogno di un'acqua dall'alto, lo dice lo stesso Gesù alla donna. Se conoscessi il dono di Dio, chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Bello allora poter lasciare entrare nelle falde della nostra vita l'acqua viva della parola di Gesù, che ci riempie di senso e ci offre una direzione. All'intercessione di Maria, Madre della Speranza, affido ciascuno di noi e per ciascuno chiedo il dono di sederci al pozzo del Signore. Condivido ancora un pensiero su questi giorni, non più sul Vangelo. L'epidemia che stiamo vivendo ha certamente un effetto molto negativo, e non è il caso che lo dica io. Stiamo tuttavia riscoprendo, e io lo faccio giorno per giorno, degli effetti collaterali molto preziosi. L'effetto diretto dell'epidemia purtroppo può fare dei morti. Però attenzione, gli effetti collaterali secondo me stanno facendo dei vivi. Mentre si combatte per eliminare l'effetto cattivo, e ringraziamo chi si adopera tutti i giorni nel farlo e anche tutti noi che con i nostri comportamenti diamo una mano, mi piacerebbe che rimanessero almeno gli effetti collaterali di questi giorni. Sarebbe un dono per tutta l'umanità e anche nel piccolo per la nostra comunità castiglionese, per le nostre famiglie, che rimanessero gli effetti collaterali di questi giorni. Un dono, visto che siamo in Quaresima, direi nato da una croce, proprio come a Pasqua. Il Cristo vince la croce, cioè distrugge la prima causa, ma rilascia gli effetti eterni della sua risurrezione. Buona domenica a tutti e a presto.